Un festival divenuto con il trascorrere degli anni un punto di riferimento nella nostra provincia, fatto di concerti, spettacoli teatrali ed appuntamenti in quelli che sono poi i luoghi più suggestivi della media valtellina. Parliamo del festival culturale della comunità montana Valtellina di Sondrio, Tramonti d'Arte. Dietro ad ogni edizione di questa kermesse, il lavoro congiunto tra quei comuni che decidono di aderire all'evento e tante associazioni culturali, musicali, sia del territorio che extraterritoriali. Un festival composto quest'anno da 12 tappe che coinvolge 11 associazioni. Data d'inizio 9 luglio, data di chiusura 27 ottobre. Sono luoghi sempre molto significativi, particolari che scegliamo con cura, alcuni ormai storici come la miniera della Bagnara di Lanzada o il teatro più piccolo del mondo di Spriana, del borgo di Scilironi. È un festival che si sviluppa su quest'anno 12 comuni per tutta l'estate e l'autunno, quindi inizia questa domenica a Poggi Ridenti nella festa della Torre di Tapendolasco con uno spettacolo di teatro degli oggetti con Chiara Falcone della compagnia Tea e poi si sviluppa appunto per diversi mesi e si concluderà ad ottobre ad Albosaggia con un concerto corale del gruppo Di Nota in Nota. La comunità montana Valtellina di Sondrio continua così nello sviluppo di un modello nel quale turismo e cultura viaggiano assieme, partendo da quello che era stato il progetto emblematico maggiore, le radici di un'identità, e la formula funziona. Una novità di quest'anno, abbiamo inserito dei piccoli eventi collaterali a margine di ogni spettacolo, di ogni iniziativa nelle 12 tappe del festival di quest'anno, quindi si tratta di momenti di incontro laboratoriale, di confronto per creare dei ponti, dei legami, diciamo, tra l'associazione, gli artisti, lo spettacolo con la cittadinanza, la comunità. Albosaggia, Berbeno di Valtellina, Castello dell'Acqua, Castione Andevenno, Chiuro, Lanzada e ancora Montagna in Valtellina, Poggi Ridenti, Ponte in Valtellina, Postalesio, Spriana e Tresivio. Questi i 12 comuni coinvolti e che ospiteranno un palinsesto di eventi davvero variegato per la terza edizione di questo festival. L'arte è un aspetto importante per il turismo perché nei nostri borghi, nei nostri piccoli paesi ci sono tanti valori legati alla storia, all'architettura, all'identità e attraverso la musica e il teatro si riesce a complementare e implementare quell'offerta in modo tale che chi li frequenta possa apprezzarli nel migliore dei modi. Sul turismo culturale stiamo costruendo molto, stiamo costruendo percorsi e stiamo cercando di arricchire e diversificare anche l'offerta turistica in modo tale che anche i paesi più piccoli e le esperienze più importanti possano trovare un palcoscenico e quindi essere offerti al grande turismo.